un trentenne di Pesaro. Era stato interrotto per la pandemia, ora riprende il viaggio della Costituzione tra gli studenti. A illustrare ai ragazzi la carta fondamentale sono proprio i giudici della Consulta. Rita Cavallo. Abbiamo affrontato il tema della promozione del talento, dell'ambiente e della solidarietà. Libertà di pensiero. L'uso dei social. Grazie a questa esperienza sono venuto a conoscenza di quanta cultura ci sia dietro un ruolo così importante. Riparte da qui, dall'entusiasmo degli studenti degli anni scorsi, il viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole di tutta Italia. Oggi, nel Palazzo della Consulta, la firma del protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione riannoda i fili di quel dialogo sulla Costituzione, i suoi valori. La conoscenza dei valori, dei principi della nostra Costituzione presso i nostri giovani, ritengo sia assolutamente fondamentale. Nelle aule per parlare di quello che più sta a cuore alla generazione che guarda con difficoltà e paura al proprio futuro. Un invito ad essere cittadini attivi e consapevoli. Quali sono, secondo lei, le parole dentro la Costituzione che possono più avvicinare i giovani a questo testo? Ma senza dubbio il lavoro è una parola chiave per l'articolo 1, per l'articolo 4 della Costituzione. L'altra parola chiave è persona. La Corte Costituzionale è una Corte che difende i diritti e anche i diritti che sono più a cuore ai giovani, per esempio l'ambiente, il paesaggio, i diritti dei fragili e anche il diritto allo studio. Ancora